E vi vedo che voi state guardando le ragazze, brutti sporcaccioni. A parte gli scherzi, dopo questa scavolata, questo è l'ultimo dei tre video che ho realizzato al Motorbike Expo di Verona del 2022. In questo caso si parla di intervistare le ragazze. Ho fatto quattro interviste così per divertimento e per far vedere a voi quante belle ragazze ci sono in questi eventi. Immagino che gli altri due video che ho fatto sono stati molto noiosi, questo penso che sia meglio. Se volete commentate qua sotto, mi raccomando, aiutatemi a farmi crescere, iscrivetevi al canale, mettetevi la campanella e seguitemi anche su Instagram. Vi lascio al video, grazie a tutti, al prossimo video. Ciao ragazzi! Allora, iniziamo con una ragazza qui del Motorbike Expo Verona. Ciao a tutti! Ma ti piacciono queste moto? Molto! Davvero? Sono anche comode, almeno questa è comoda. Beh, a starci a sedere così, non so se a viaggiare. A viaggiare un po' meno, però per il momento non mi lamento. Meno male. Grazie mille. Grazie a te. Ecco un'altra bellissima ragazza con questa bellissima moto. E stavo notando, ma tu non sei italiana, giusto? No, sono cubana per metà, l'altra metà è italianissima invece. Come sempre, quando c'è un po' d'Italia viene fuori la roba spettacolare. Perché dagli occhi comunque si vedeva che non sei italiana, ma sei comunque. Grazie. Come ti trovi qua a Verona? Molto molto bene, sì, sono nata qua, è il mio paese proprio. Verona è anche molto bella, sì. Eh sì, molto, e ci sono anche tante belle ragazze. Io sono di Firenze, mi devo trasferire a Verona, mi sa. Grazie mille. A te, un bacio. Ma qui a Verona è mai successo che qualcuno ti abbia importunato in qualche modo? Diciamo che questa è la mia seconda edizione, quindi fortunatamente per ora no, Ah, sei però fresca fresca sì, sono fresca di lì. giornata proprio. Però dai, speriamo insomma continui così. Ma queste moto ti piacciono oppure preferisci moto più Ma sportive? forse un po' più sportive, sì, però hanno il loro perché secondo me. Sono grintose. Allora, io ho una Harley Davidson, ho avuto anche una moto sportiva. Ah, bene. Ma ti posso garantire che con la moto sportiva non apprezzi bene la strada, tutti i profumi. La Harley-Davidson invece è tutta un'altra Sì, cosa. io me ne intendo poco di moto in realtà, quindi le apprezzo dal punto di vista estetico, ingegneristico, mettiamola così, però sono veramente una forza. A Grazie mille. te. Allora, senti, siccome i miei follower mi hanno detto quando vai a Verona, mi raccomando, fai qualche intervista alle ragazze. E ho Dai, detto, va iniziamo con bene. me. Allora, intanto di dove sei? Ecuador, però vivo a Milano. Ah, ok. Infatti si vedeva questi lineamenti un po' esotici. Particolari. Sei bellissima Grazie, comunque. Come ti grazie trovi qui a Verona? mille. Molto bene, la mia prima volta che sono qua al motorbike, devo dire che mi sono trovata bene, mi sto divertendo Ah, e la oggi ho prima il meglio volta? rispetto al primo giorno, sì. Ma la prima volta che proprio. Prima volta che faccio il Oggi sei motorbike. rossa. Ah, ok. Sì. Bene. Già fatto EICMA, ma motorbike mi mancava alla Ah, lista. ok, era anche all'EICMA Sì. quest'anno? Cioè l'anno scorso. Vediamo come va. Bocca al lupo allora. Un bacio. Grazie. Questa è una sella apposta per dormire e bere. Questa è la figlia e questa è la mamma.
Guardate che bello.